Buongiorno a tutti e la vostra presenza qui conferma che ci siamo ancora una volta tutti. Io, come voi, sento che questo Carnevale 2012 sarà un carnevale che non scorderemo. È stato un carnevale difficile, un carnevale che ha esaltato tutti e che ha dato a tutti nei primi due giorni la sensazione di un gran carnevale, perché è vissuto in squadra. Io voglio sottolineare questo significato perché dal primo momento, dal momento della fase preparatoria, che ho goduto di questa atmosfera, un'atmosfera fatta di gente che crede tantissimo in ciò che fa, vuole portarlo avanti, vuole farlo crescere. Ecco perché i primi due giorni, e credo di raccogliere un po' quella che è la sensazione che a tutti ha dato, il carnevale veramente godeva di una splendida atmosfera. Io ho goduto anche della serenità, dell'organizzazione del carnevale. Per le strade sembrava tutto veramente perfetto, bellissimi carri, bellissime le sfilate, bella la gente sorridente, e gli spettacoli hanno coinvolto tutti sino a tarda notte, era tutto veramente perfetto. E noi eravamo fieri perché la stanchezza della squadra veniva ripagata. Poi in un attimo ha deciso la vita. La vita è tutto questo, e la vita ci ha costretto a fermarci e a riflettere, e ci ha detto che non è facile niente nella vita, non si gioca facile, non si vince facile. La vita ci ha detto di fermarci un attimo e di dare spazio ad una realtà che sicuramente si affianca alla nostra gioia, al nostro impegno, al nostro più assoluto quotidiano. E io colgo in questo attimo un significato profondo. Ecco perché il Carnevale 2012 secondo me sarà veramente unico. Io non uso scaletta oggi, uso proprio il cuore, perché questo Carnevale ha dato in un attimo a tutti la sensazione di non dover dimenticare nella vita cosa ha priorità. E sicuramente la priorità è legata ai nostri valori, alle nostre famiglie, ai nostri figli, e alla possibilità di perdere in un attimo un bene così grande. E trovo che non solo che sia stata la scelta più giusta, ho apprezzato molto questa proposta da parte del sindaco, era la mia, era quella di tutti noi, ma ancora più bello è stato poterla condividere con tutti, e tutti non avevamo più animo per portare avanti una grande e splendida festa. Quindi trovo che questo momento di riflessione sia possibile anche dedicarlo, e questo è un significato che voglio aggiungere, a quelli che in un attimo di festa, in un attimo di grande coinvolgimento della città, magari vivono un momento, il peggiore dei momenti, un momento triste. E quindi mi sento di dedicare tutto quello che abbiamo dedicato ad una figura molto amata, Francesco Paolo, un ragazzo, l'età dei nostri figli, anche agli altri lutti che hanno accompagnato negli scorsi anni il carnevale. Io ricordo un bambino e un altro ragazzo, ma ne avverranno anche nel futuro. Ancora una volta ci sarà nella nostra vita un carnevale in festa, e un lutto e un dolore. È un po' sottolineare un po' i contenuti della vita. Per questo, oltre che dedicare questo momento a tutto quello che nella vita dà dolore, io voglio dire, e chi mi conosce lo sa, che quando io uso il rosso è perché voglio ritrovare la grinta per dire il nostro carnevale però è stato preparato con così tanto amore che rivivrà prestissimo, e spero di ritrovare a fianco a noi tutta la squadra che lo ha fatto nascere prima, creare e crescere nel futuro. Non deve mancare nessuno, noi siamo prontissimi a riattivare la grande mano. Noi siamo partiti in tanti, ma stiamo chiudendo in tanti questo
Quindi significa che tutti continuiamo a credere in questo momento. È solo un arrivederci. Appena col sindaco, appunto, decideremo un po' strategicamente le cose più importanti, ripartirà questo momento una promessa. Grazie.